vengo da Palermo e sicuramente con me sono contente anche le compagne che sono qui presenti a questa assemblea che è stata promossa dalle operaie della Beretta e che sosteniamo pienamente. Con alcune di voi ci siamo già conosciute attraverso le riunioni telematiche nazionali che abbiamo fatto all'interno della bella esperienza che portiamo avanti da un po' di tempo a questa parte con l'assemblea delle lavoratrici. Con altre ci stiamo conoscendo oggi, ci conosciamo oggi, però sono ben contenta di dire finalmente in presenza, finalmente direttamente ci guardiamo qui negli occhi fisicamente, ci parliamo direttamente e subito voglio portare i saluti a questa assemblea da parte di alcune altre lavoratrici e precarie che soprattutto di alcune città del sud, da Palermo, da Taranto, che in questi giorni stanno lottando nei loro posti di lavoro contro gli attacchi che subiscono appunto i loro diritti dal governo, dai padroni, che hanno conosciuto la lotta delle operaie della Beretta attraverso le assemblee telematiche, attraverso l'intervista che Selvana ha fatto, attraverso le iniziative che si sono fatte, hanno solidarizzato con questa lotta e oggi si sentono unite a questa assemblea, anche se non sono presenti fisicamente, e salutano quindi tutte voi naturalmente. Siamo contente e molto orgogliose, dobbiamo sentirci contenti e orgogliose di questa assemblea, al di là dei numeri o non numeri, perché questa assemblea contemporaneamente è necessaria ma anche importante. Noi la possiamo considerare in questa fase veramente la prima assemblea specificatamente delle operaie che oggi si vogliono prendere la parola, emozione o non emozione, e anche l'emozione in questo senso è pure un bel sentimento, voglio dire, ci sta pure, visto che siamo tutte sorelle di classe unite in questo contesto. Naturalmente ascolteremo quello che hanno da dire oggi le operaie della Beretta, le operaie della Montello, perché le operaie oggi si prendono la parola e sono operaie che già sono entrate in azione attraverso le lotte che fanno nei posti di lavoro quotidianamente, però questa azione, cioè oggi diciamo questa assemblea pone anche la questione che diciamo si capisce che queste azioni di lotta, queste lotte hanno bisogno comunque di rafforzarsi, hanno bisogno di estendersi, di collegarsi con altre lavoratrici che lottano, con lavoratrici che magari ancora non lottano, operaie che ancora non lottano ma hanno necessità di farlo e hanno necessità e vorrebbero diciamo organizzarsi per farlo. Perché diciamo dai posti di lavoro dove noi ogni giorno lottiamo, oggettivamente diciamo si apre una dimensione di lotta che è più ampia contro gli attacchi che ogni giorno ci sferrano i padroni e che già si stanno presentando con il nuovo governo, il neo governo nero Meloni, della destra più reazionaria della borghesia dominante, che sono attacchi che ci attaccano, proprio ci toccano come, non solo dal punto di vista di lavoratrici, di operaie, ma ci toccano anche come donne. E la lotta delle operaie della Beretta in questo senso è emblematica. Ne parleranno loro direttamente, ma è emblematica perché unisce proprio questo intreccio, diciamo, è caratterizzata da questo intreccio di attacco alla condizione di lavoro, diciamo, come operaia, attacco alla condizione di vita più generale come donne. Questa quindi è un'assemblea che naturalmente ha alla base quindi questa lotta reale, è frutto anche di questa lotta che è un esempio importante che si unisce ad altri esempi di lotte significative che ci sono state, vedi oggi qui le operaie della Montello, che sono esempi che incoraggiano anche altre lavoratrici che vengono a conoscenza di queste lotte e che sono state informate proprio dell'attacco che subiamo nei posti di lavoro a diritti fondamentali. È una lotta che ha suscitato molta solidarietà
Da quest'estate abbiamo lanciato una campagna di solidarietà e sono arrivati tanti messaggi da altre lavoratrici, da altre precarie, da compagne, da collettivi femministi, da altri sindacati di base, da realtà che lottano sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, da compagne che si occupano specificatamente di lottare, di organizzare la lotta delle donne immigrate, per esempio, che lavorano nelle campagne. E questa solidarietà oggi si è rinnovata attorno a questa assemblea, perché sono arrivati nuovi messaggi di compagne, di realtà che magari oggi non sono potute essere qui presenti, ma che leggeremo nel corso dell'assemblea, ed è sicuramente una solidarietà che si deve estendere. Ora, nell'assemblea donne lavoratrici, dove hanno partecipato anche alcune operaie, Selvana e altre, noi abbiamo lanciato una parola d'ordine che è quella che abbiamo messo anche nella locandina: se lotta una, lottano tutte. E quindi abbiamo preso questo impegno di concretizzare questa parola d'ordine, cioè che non rimanga solo un bello slogan. E quindi che abbiamo fatto? Proprio nell'ottica di concretizzare questa parola d'ordine, prima di arrivare a questa assemblea, abbiamo fatto anche degli interventi, dei volantinaggi in altre fabbriche per portare proprio la conoscenza di questa lotta, nell'ottica che abbiamo proprio necessità di unirci, di collegarci tra lavoratrici sfruttate e oppresse. E quindi siamo state, per esempio, abbiamo fatto volantinaggi alla Montello, abbiamo fatto volantinaggi nelle fabbriche dove le operaie imbustano le insalate. Ci raccontava Sergio, entrano la mattina e non sanno quando escono. Questi operai entrano la mattina e non hanno orario di uscita, cioè ogni giorno non sanno quando escono dalla fabbrica. Siamo state alla Dalmine, a Palermo siamo andati ai cantieri navali, cioè noi che sono fabbriche dove ci sono a maggioranza maschi, operai maschi, perché è giusto che gli operai maschi devono conoscere le lotte che fanno le loro sorelle di classe e devono prendere esempio anche dalle lotte che fanno le loro sorelle di classe, doppiamente sfruttate e oppresse in fabbrica. Siamo state dalle operaie della Mirafiori, della Stellantis a Mirafiori, che hanno accolto molto positivamente il messaggio che vuole venire oggi da questa assemblea, ma abbiamo anche diffuso, il messaggio, la locandina, in altre città come Palermo, come Taranto, Ravenna, L'Aquila, Milano, dove appunto portandole in altri posti di lavoro da lavoratrici che magari non sono operaie ma lavorano in altri settori, perché comunque anche se lavoriamo in settori diversi, l'attacco che subiamo in questa società dai padroni, dal governo, da questo stato borghese è comune. Vado velocemente a chiudere per lasciare spazio innanzitutto alle operaie. Quindi questa assemblea è sicuramente molto importante, è un passo in avanti, porta avanti anche il cammino che stiamo cercando di fare come assemblea donne lavoratrici, perché è un'assemblea che lo arricchisce, che sicuramente appunto ci fa fare un passo in avanti e che pone anche sul piatto la questione anche della marcia in più delle donne, cioè delle donne che quando si organizzano e lottano, anche se queste lotte sono nei posti di lavoro e partono da aspetti che possono essere immediati, il salario, le ore, la salute e sicurezza, inevitabilmente però si rivestono di tutta la condizione che ci riguarda come donne, perché noi siamo madri, siamo mogli, siamo compagne single, abbiamo parenti anziani da assistere, quindi inevitabilmente c'è questo intreccio tra il lavoro che facciamo dentro la fabbrica e il lavoro che ci viene scaricato totalmente fuori la fabbrica, in famiglia, il lavoro di cura. Quindi auspichiamo appunto all'unità delle lavoratrici. Sicuramente è difficile, non è facile, così come è difficile le lotte che si fanno, Selvana ne parlerà, l'ha detto nell'intervista, la lotta è difficile, magari stanca pure a volte, però è una sfida che noi dobbiamo impugnare come donne, come donne proletarie, come lavoratrici, come operaie, perché quando questa unità si crea e diventa più unita, diventa più forte e più visibile, fa paura pure ai padroni e a questo sistema.
I padroni si organizzano, già si stanno organizzando con il nuovo governo, che poi non è nuovo perché questi ministri, cioè le persone che sono in questo governo le conosciamo ormai da tanto tempo, ma si stanno riorganizzando con l'avallo anche dei sindacati confederali che hanno detto lasciamoli lavorare. Landini della CGIL dice ma non abbiamo pregiudizi verso questo governo, quindi gli operai si organizzano e noi ci dobbiamo organizzare, noi dobbiamo fare ricostruire il nostro fronte per attrezzarci e per contrastare gli attacchi che appunto che subiamo ogni giorno. Quindi questa assemblea di oggi, che parte dalla lotta delle operaie della Beretta di Trezzo, non è solo di Trezzo, è un'assemblea che ci riguarda tutte e tutti, quando diciamo appunto se lotta una lottano tutte, e quindi proprio all'insegna del se lotta una lottano tutte, fare di ogni lotta la lotta di tutte, quello che abbiamo scritto nella locandina a sostegno della lotta della Beretta per l'unità delle lavoratrici, è con questo spirito che io vorrei aprire questa assemblea, dando naturalmente la parola innanzitutto alle protagoniste di questa lotta.